In attesa di centrare il primo colpo esterno, l'ES Italia-Chieti torna a giocare tra le mura amiche. Domani al Palatricalle arriverà Senigallia, palla 2 alle 18. I ragazzi di coach Piero Cohen vogliono riscattare lo stop di 100, dove pure si sono intravisti segnali positivi sotto il profilo del gioco, anche se, come detto, è arrivata la sconfitta dopo un tempo supplementare. La squadra si è allenata intensamente durante la settimana ed è pronta a regalare la terza vittoria interna consecutiva. Senigallia ha vinto soltanto una gara su 5, ma domenica scorsa a Montegranaro ha perso negli ultimi secondi e poi è squadra dotata di un quintetto base competitivo. Il totem è il 39enne Pierantoni, ancora molto valido sotto canestro. C'è poi la Lagurini, mano caldissima, e il play Giacomini, bravo nell'organizzare il gioco. Come dire, si tratta di una formazione nel complesso molto pericolosa e dal grande potenziale offensivo. Chieti dovrà prima di tutto difendere bene e poi naturalmente essere efficace in attacco, magari sfruttando la maggiore profondità della panchina. Cohen ha il dubbio di Carmine, il giocatore è sulla via del recupero, ma difficilmente verrà impiegato, rientrerà al 100% nella trasferta di Montegranaro. Discorso diverso per Simoncelli, sicuro assente, per lui ci vorrà più tempo.